Fratelli d'Italia non va in vacanza anche perché siete impegnati nella raccolta firme per quattro iniziative. Quali? Si tratta di due petizioni e due proposte di legge di iniziativa popolare. Noi chiediamo un sostegno ai cittadini anche lontano dalle campagne elettorali, dimostrando appunto una certa vitalità, a differenza di buona parte della politica italiana, rispetto a quattro temi che riteniamo debbano essere considerati centrali nel dibattito pubblico. Noi con una petizione chiediamo finalmente un'azione decisa e netta da parte del governo italiano per quanto riguarda il rimpatrio dei due fucilieri di Marina, dei due marò ingiustamente detenuti in India da due anni. Chiediamo agli italiani un sostegno tramite una firma per due proposte di legge, una con la quale ci proponiamo di introdurre un nuovo sistema fiscale che permetta, che dia la possibilità ai contribuenti di dedurre integralmente una serie di spese che siano ogni anno predefinite, in maniera tale da poter portare a emersione una certa quantità di evasione, di poter sostenere gli italiani in difficoltà che cercano di fare i conti con la crisi e di aiutare anche l'economia rilanciando i consumi. Chiediamo una firma ai piemontesi, ai torinesi, a tutti i nostri concittadini per una proposta di legge con la quale si modifichi la legge sulle adozioni e si preveda, precisandolo, che potrà essere possibile adottare bambini solo a coppie di sesso diverso. L'ultima petizione riguarda l'introduzione per legge delle primarie per la selezione dei candidati a tutte le cariche monocratiche, per dire finalmente basta a un meccanismo elettorale che porta i candidati molto spesso ad essere scelti sulla base della loro vicinanza e lealtà al capo e non sulla loro conoscenza delle problematiche e delle caratteristiche di un territorio. Crediamo quindi che il centrodestra in particolare possa rilanciarsi attraverso un meccanismo di selezione più attento e più accurato della classe dirigente. Questa è la ragione per cui è nata Fratelli d'Italia e questa non può che essere una battaglia sulla quale Fratelli d'Italia continua ad impegnarsi. In Canavese sarete attivi anche nel mese di agosto con una serie di iniziative in un territorio che peraltro politicamente a Fratelli d'Italia ha dato molto. Esattamente, intanto questa è la dimostrazione con questa campagna di luglio e agosto che la nostra politica non si ferma agli appuntamenti elettorali, ma è una politica che va avanti nel corso dell'anno con iniziative nuove, con iniziative importanti, con iniziative di caratura nazionale ma anche con iniziative di natura locale. E poi ovviamente il fatto di aver scelto Rivarolo Canavese per la prima di queste conferenze stampa sul territorio vuole anche essere un ringraziamento nei confronti dei tanti elettori che ci hanno permesso qui più che in altre zone d'Italia di fare un risultato molto importante. Ricordo che a Rivarolo Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale alle scorse elezioni europee ha superato la soglia dell'8,5%, quando a livello nazionale siamo intorno al 4%. Questo è un chiaro segnale di fiducia da parte degli elettori che dobbiamo dimostrare di saperci meritare e che ovviamente puntiamo a consolidare anche con questa campagna che abbiamo simpaticamente voluto denominare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale non va in vacanza, a dimostrazione del fatto che noi siamo per il nostro territorio e con la nostra gente sempre durante tutto l'anno. Politicamente, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Nuovo Centrodestra, Lega, insomma qual è la destra in questo paese? Ma io credo di poter sostenere senza presunzione, ma con sincera convinzione, che l'unica vera destra in Italia è rappresentata da Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Forza Italia e Nuovo Centrodestra in più occasioni anche a livello nazionale si sono dimostrati la stampella del PD, sono loro che con il loro voto e la loro azione più o meno di falsa opposizione tengono in piedi il governo Renzi e sono alla base di una serie di innovazioni legislative, tra tutte l'abolizione del reato di immigrazione clandestina, visto che lo hanno votato favorevolmente in Parlamento. La Lega è un movimento politico ovviamente amico che però si caratterizza per una serie di iniziative che Fratelli d'Italia non può sempre condividere, essendo noi innanzitutto quel partito che sostiene che l'Italia sia una, unita e indivisibile.
dai giovani di Fratelli d'Italia un'iniziativa per il territorio. Certamente, l'iniziativa si chiama Compra Italiano, che è un'iniziativa volta a sensibilizzare il consumatore verso l'acquisto di merci prodotte in Italia, proprio perché riteniamo che in un periodo di crisi come questo sia sempre più doveroso garantire la compravendita verso merci prodotte qui localmente. Questa non è una presa di posizione prettamente nazionalistica, ma invece una ragione di buon senso, soprattutto sul piano economico, proprio perché riteniamo che incentivando il consumatore a comprare italiano si garantisce anche maggior produzione qui in Italia, maggior lavoro, quindi anche maggior potere d'acquisto, e questo non può che far bene all'intera economia italiana. Ecco che con un piccolo gesto come comprare italiano si riesce a fare una grande cosa, migliorare l'economia di tutti.